Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro vale se non ad essere buttato via e crepestato dagli uomini. Il Signore ci ripete questa mattina che noi siamo i figli della luce, che noi siamo i portatori della luce, che noi siamo il sale della terra per impedire la putrefazione del mondo. Però dobbiamo illuminare e dobbiamo conservare con le nostre parole, con la nostra vita. Ora, se la luce si appanna, se la luce non è più luminosa, tutto resta nel buio. Non c'è luce attorno a noi. E se noi diventiamo scipiti, perdiamo la salsedine, noi siamo da buttare. Perché il sale, che non ha più salsedine, non serve a nulla, si butta via neanche come concime, vale. Così siamo noi, fratelli e sorelle. Ricordiamoci di essere luce e di essere sale. Ed è per questo che chiediamo al Signore che ripulisca la nostra mente, in modo che risplenda questa luce che è Lui dentro di noi. Ripulisca la nostra vita, perché risplenda Lui nella nostra vita. Noi siamo i figli della luce. Chiediamo al Signore che ci metta dentro quella saggezza necessaria, perché gli altri vedono noi e compiono opere buone, perché siamo portatori di pace in mezzo agli uomini, portatori di verità e portatori di pace. Chiediamo al Signore la purificazione della mente e del cuore, la purificazione della vita, perché Lui che è dentro di noi risplenda come luce, perché Lui che è pace dentro di noi porti la pace agli uomini che cercano, pace agli uomini di buona volontà. Preghiamo il Signore perché questa mattina ci purifichi veramente da tutti gli errori, da tutto ciò che inquina la nostra mente, in modo che noi possiamo risplendere. Possiamo far luce attorno a noi. Chiediamo al Signore che la nostra vita sia sapida, che la nostra vita non sia scipita, che il sale che noi abbiamo sia ancora valido per rendere saporosa la nostra vita e per impedire la putrefazione della società attorno a noi. Dipenda da noi, voi siete la luce, voi siete il sale. Il Signore fa affidamento su di noi, per questo Egli ha dato se stesso a noi, si è messo dentro di noi, perché attraverso noi Egli possa illuminare, attraverso noi Egli possa rendere saporosa la vita degli uomini, conservare la vita degli uomini dalla putrefazione dei vizi e dei peccati. O Signore Gesù, in questo momento ti chiediamo di purificarci, mandi il tuo spirito dentro di noi che purifica la nostra mente perché risplenda la luce nostra, la luce della verità dentro di noi, la
purifica il nostro cuore, il nostro corpo, i nostri sensi, la nostra vita, perché noi possiamo essere sale del mondo come tu vuoi. O Signore Gesù, noi benediremo l'acqua e benediremo il sale. Signore, fa che noi possiamo spargere questo sale benedetto in mezzo agli uomini, il sale della tua parola e il sale della tua vita che noi viviamo. Fratelli e sorelle, imploriamo dal Signore questa mattina una profonda e radicale purificazione della nostra mente e di tutti gli errori, perché la luce di Dio splende in noi. Una radicale purificazione del nostro cuore, perché non ci siano fermenti di corruzione che noi trasmettiamo agli altri. Dobbiamo essere integri di condotta e di sana dottrina. Siamo portatori di verità, senza errori. Siamo portatori di bene, senza tentennamenti e senza inquinamenti. Sì, o Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi sempre segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con un cuore puro per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale, come ordinassi al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'incidio del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. E sgorgata dal tuo fianco, Cristo Signore, una fonte di acqua viva che lava le impurità del mondo e in tutto il mondo rinnova la vita. O Signore, adesso ti preghiamo di purificare la nostra mente e il nostro cuore, perché con mente rinnovata, con cuore nuovo, possiamo camminare nella vita, possiamo dire parole sagge di verità. Oggi la menzogna impera in questo mondo e noi vogliamo essere i portatori della verità. Per questo ti chiediamo di purificarci da ogni errore, rendere limpida la nostra fede e di purificare la nostra vita, perché noi possiamo camminare come figli della luce, come figli del regno, in mezzo a un mondo perverso. Per questo ti chiediamo, Signore, questa profonda purificazione nostra, questa mattina. O Padre, che l'agnello immolato sulla croce fai scaturire la sorgente della vita nuova. Purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nella vacca dell'acqua con la potenza del tuo Santo Spirito. Purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che delle acque del battesimo ci fai riemergere come creature nuove. Purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, ogni giorno che noi ci riuniamo, benedice questo popolo, che è un popolo consacrato, che è il popolo della luce, che è il popolo rinnovato. Ravviva in noi per mezzo di quest'acqua la luce interiore della verità. Rafforza dentro di noi l'amore che trasforma la vita, perché noi possiamo spargere questa luce e questo amore in mezzo agli uomini.
e possiamo così trasformare questa terra nell'aiuola tua, in attesa del giorno beato in cui entreremo nella patria celeste. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Dice il Signore a Simon Pietro: io ho pregato per te che non venga mai meno la tua fede, e tu una volta avresti veduto, conferma i tuoi fratelli. Oggi è la festa della cattedra di Pietro. Glorifichiamo il Signore, benediciamo il Signore e cantiamo gloria a Lui che è sempre qui in mezzo a noi, che regge la sua Chiesa attraverso Pietro, attraverso i Vescovi, attraverso coloro che Egli ha proposto a questo regge immenso, perché cammina nella verità e nella giustizia. Loro, testimone della sofferenza di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi, pascete il gregge di Dio che vi ha affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio, non per vile interesse, ma di buon animo, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Parola di Dio. In quel tempo, essendo Gesù giunto nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Ed io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. E voi chi dite che io sia? È la parola che Gesù in questo momento rivolge a te.
rivolge a te, uomo, donna che ascolti, uomo anziano, uomo giovane, donna anziana, donna giovane. Chi dici che io sia? Chi io sono per te? È una domanda che personalmente Cristo in questo momento rivolge a ciascuno di noi. Chi io sono per te? Gesù lascia cadere le risposte che danno gli apostoli, le risposte varie della gente, non interessa a lui ciò che dice la gente, ma a lui interessa chi egli è per i suoi, per voi. Fratelli e sorelle, gli uomini possono avere tante opinioni su Cristo, ma a noi interessa sapere qual è la nostra opinione su Cristo Gesù, o meglio qual è il nostro atteggiamento interiore, vitale, verso Cristo Gesù. Gli uomini che sono nell'errore e nelle tenebre non colgono la luce. La luce venne in mezzo alle tenebre e le tenebre non l'hanno accolto. Ma a coloro che le hanno accolto egli ha dato il potere di diventare figli di Dio. E questi siamo noi. Noi che abbiamo avuto il potere di diventare figli di Dio perché abbiamo creduto. Quale rapporto vitale abbiamo con Cristo Gesù? Crediamo veramente in Lui? Lo amiamo? È al centro della nostra vita? È tutto per noi? È veramente il nostro Dio? Il nostro Signore? Il Signore della nostra vita? È al centro della nostra esistenza o è emarginato? Ecco la risposta che noi dobbiamo dare a Cristo, che questa mattina ci interpella. Perché dal modo come noi abbiamo ricevuto Cristo e viviamo il Cristo, possiamo annunziare Cristo al mondo e diradare le tenebre che stanno attorno a noi e dire agli altri chi è veramente Cristo. Chi è Cristo per te, fratelli o sorella? È un uomo lontano? È un Dio lontano? Oppure è un Dio uomo vicino a te? Se credi, ce l'hai nella tua mente. Se ami, ce l'hai nel tuo cuore. Ce l'hai nella tua vita e dentro di te. Il cristiano è un altro Cristo. Però non interessa quello che è, ma quello che personalmente è per te. Il tuo rapporto con Lui. Lui sappiamo che è la luce, sappiamo che è l'amore, sappiamo che è la vita. Lo disse Lui: io sono la via, la verità e la vita. Però noi ricepiamo personalmente Cristo come via unica verso Dio, come verità unica della nostra vita, come vita stessa nostra,
qual è il mio rapporto personale con Lui. È il mio pastore, è il mio amico, è il mio Dio, il mio Signore, è il mio tutto. Ecco, sono tutte domande che ognuno di noi deve fare oggi. Ed io vi invito, fratelli e sorelle, a porvi questa domanda e a dare oggi stesso una risposta a Cristo. Diceva Pietro, rispondendo: Signore, Tu sei il Figlio del Dio vivente. Bravo, disse Gesù, Tu sei il Figlio, Tu hai detto bene, il Padre mio Ti ha rivelato questo. Gesù è colui che il Padre ha mandato in questo mondo perché il Padre ci ha amato. Eravamo nelle tenebre ed Egli è venuto come luce. Eravamo schiavi di Satana e Lui ci ha liberati. Eravamo schiavi del peccato e Lui ci ha ridato la vita di grazia, ci ha fatti figli di Dio. Ecco chi è Gesù, colui che è venuto per liberarmi dalla menzogna, liberarmi dal maligno, liberarmi dal peccato. È il mio Salvatore. Senza di Lui io ancora sarei nelle tenebre. Senza di Lui ancora io sarei schiavo di Satana. Senza di Lui io sarei ancora nel peccato. Ma Egli è venuto per essere la mia luce, per essere il mio Signore, per liberarmi. Egli è salito sulla croce per me. Egli mi ha salvato. Egli è il mio Salvatore. Ecco la prima acquisizione. Gesù è il mio Salvatore. Egli mi ha salvato. Io ero perduto ed Egli mi ha salvato. E mi ha salvato dando la sua vita per me. Io ero nei gorghi del mare, stavo annegando. Ed Egli si è buttato nel mare, mi ha preso, però Lui è morto là nel mare per me, per chi avesse la vita. Adesso Egli è riemerso dal mare e mi ha abbracciato. Egli è il mio Salvatore. Debbo la vita a Lui, debbo la vita a Lui. Io sarei ancora nella morte, io sarei prede del peccato, prede delle tenebre, prede di Satana. Lui mi ha salvato, Lui è stato il mio Salvatore. Gesù, Tu sei il mio Signore. Adesso Gesù è al centro della mia mente, perché mi illumina, e al centro del mio cuore, perché è da Lui che io ricevo la vita. Egli è il mio Signore, è il Signore dell'universo, è il Signore della storia, è il Signore della terra, ma particolarmente per me quello che vale è che Egli è il mio Signore. Il mio Signore personale, Egli al centro della mia vita, non è emarginato, non sta ai lati della mia vita, ma è al centro.
e sia al centro, tutto parte da Lui. Noi diciamo nella messa per ipsum, cum ipso et in ipso, e il sacerdote che lo dice per Lui, con Lui e in Lui, per Cristo, con Cristo e in Cristo. Ecco la mia vita, tutta la mia vita è per Cristo e per Lui che io vivo. Tutta la mia vita è con Cristo, io cammino con Lui nella vita. La mia vita non è soltanto con Cristo e per Cristo, ma è vissuta in Cristo, nelle profondità di Cristo. E là la mia dimora, in Cristo Gesù. Egli è il mio centro vitale. Io dimoro dentro di Lui. Noi tutti siamo in Cristo Gesù, collocati in Cristo Gesù, al centro del suo cuore, nelle profondità. Noi siamo radicati, nasciamo da Lui, viviamo in Lui. E Gesù questa verità sempre ce la ricorda: rimanete in me ed io in voi. Se voi rimanete in me, vivrete, potete portare molto frutto. Vivere in Cristo Gesù, in Lui, dentro di Lui, trarre da Lui la linfa vitale ed essere con Lui. Una volta che siamo in Lui, dobbiamo camminare con Lui nella vita. Non siamo più soli, perché è Lui che cammina con noi. Cammina con il tuo Dio. Dobbiamo camminare con Cristo. Dove? Dove Egli ci porta, per le vie del mondo. Camminare con Lui, spargendo luce, spargendo amore, portando pace. Camminare con Lui per le vie della terra, perché Lui vuole usare me, perché vive in me, per salvare gli altri e salvare il mondo. Il mondo giace nelle tenebre, giace nella morte, e deve essere io con Cristo a camminare per dire agli uomini che Lui Gesù è la vita, che in Lui è la salvezza del mondo. Camminare per le vie del mondo sempre con Lui, non lasciarsi mai soli, non lasciatevi soli, ma camminate sempre con Lui, camminate con me, dice il Signore, per le vie che io vi indicherò. E se noi camminiamo con Lui, sarà Lui a segnare il nostro cammino. Non siamo noi a camminare, ma è Lui che cammina con noi, ed è Lui che ci porterà a destra, a sinistra, per le vie degli uomini, perché è Lui che vuole salvare il mondo. Essere in Lui, camminare con Lui, stare con Lui, com'è bello stare con Lui. Gli apostoli stavano con il Signore, dormivano con il Signore. Anche noi dobbiamo stare con il Signore, essere sempre dalla parte del Signore e vivere per Lui, vivere per Lui. Ormai non viviamo più per noi. Una volta che siamo in Lui e camminiamo con Lui, noi operiamo per Lui. Non ci interessa più la nostra vita, la nostra causa. Noi viviamo per uno,
viviamo per Lui, cioè noi facciamo gli interessi Suoi, noi sposiamo la Sua causa, noi siamo al Suo servizio, siamo per Lui la ragione d'essere in questo mondo, dovunque noi ci troviamo è Lui, è per Lui che noi siamo ed operiamo. Se noi viviamo queste tre parole che recitiamo nella Santa Messa, allora Gesù veramente è il Signore della mia vita, è il mio Signore. Allora possiamo dire a Gesù, in risposta, voi che dite che io sia, tu che dici che io sono per te, e noi possiamo dire, oh Gesù, tu sei il mio Signore, io vivo in te, io vivo con te, io vivo per te, non c'è altro lì fuori di te, la mia vita prende significato da te, io sono tuo, tu sei mio, io vivo in te, con te e per te, perché per questo mi hai fatto e sono felice. Fratelli e sorelle, la nostra vita ha significato e significato veramente cristiano quando Gesù vive in noi e quando noi viviamo in Lui. Quando Gesù è con noi e noi siamo con Lui, quando Gesù che è per noi fa sì che noi siamo per Lui. Questa è la nostra vita cristiana, la vita bella, la vita meravigliosa, la vita luminosa. Allora noi camminiamo per il mondo, illuminando il mondo, perché chi è in Cristo, con Cristo e per Cristo, diventa parole di Dio, parole del Dio vivente. Noi parliamo con la nostra presenza agli uomini di Lui. La presenza di un cristiano in un mondo pagano è come la presenza di una luce, di un faro in un luogo oscuro, perché noi siamo la luce del mondo e Cristo dentro di noi che illumina il mondo. Dobbiamo noi figli della luce ricordarci di questo. E allora Gesù ci esorta questa mattina, se io sono il tuo Signore, se tu dici che io sono in te, sono con te e sono per te, vivi come tu dici. La tua vita sia conseguenziale alla tua fede, alla tua professione di fede, alla tua parola, e cammina, cammina con me per il mondo. Gesù questa mattina ci dice che dobbiamo camminare con Lui. Sì, Lui è in noi, Lui è per noi, noi siamo per Lui e noi siamo in Lui. Ma il mondo aspetta, il mondo giace ancora sotto il maligno, il mondo è ancora nelle tenebre, il mondo non ha pace, il mondo è nel peccato. Uno sguardo nel mondo attuale. Fratelli e sorelle, quando seguite i programmi della televisione, quando leggete i giornali, riflettete, paragonate quello che vedete con il messaggio evangelico. Quanta differenza tra la vita reale del mondo quando non vive Cristo e non è illuminato dalla luce di Cristo. Quanta differenza tra quello che vedete, tra quello che sentite e quello che dovrebbe esserci in questo mondo dove Cristo è venuto, dove Cristo ha messo la sua Chiesa, ha stabilito la sua dimora. Alle volte noi siamo raccapricciati da quello che succede,
quanto male. Se non abbiamo gli occhi chiusi, se non abbiamo il cuore chiuso, dobbiamo pur sentire il grido dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Dobbiamo pure aprire gli occhi alle miserie umane, a questo mondo che aspetta Cristo, che aspetta la luce di Cristo, l'amore di Cristo, la pace di Cristo. Ed è a questo mondo assetato di luce, assetato di verità, a questi smarriti nel deserto, a questi affamati di giustizia, che dobbiamo portare Cristo, luce che spiega il perché di tante cose, amore che raggiunge l'uomo che si sente solo. Gli uomini si divorano anche quando si chiamano fratelli, anche quando istituiscono opere di solidarietà, anche quando cercano così di andare gli uni verso gli altri. In verità l'uomo va contro l'uomo, perché all'uomo manca Gesù. Quando all'uomo manca Gesù, l'uomo diventa lupo per l'altro uomo. Soltanto quando Gesù è negli uomini, allora l'uomo diventa fratello per l'altro uomo. Questa è la differenza. Senza Gesù siamo lupi gli uni con gli altri. Con Gesù diventiamo fratelli gli uni degli altri. Senza Gesù siamo nell'errore. Andiamo nelle tenebre, non comprendiamo la differenza tra il bene e il male. Così ci abbandoniamo ad ogni sorta di vizi senza comprendere il baratro in cui siamo. Con Gesù abbiamo la luce, sappiamo distinguere il bene dal male. Con Gesù, autore della vita, noi amiamo la vita. Senza Gesù noi siamo i figli della morte e restiamo impassibili davanti a tanta morte che viene seminata nel mondo. In città ci sono centinaia di aborti ogni settimana. La vita viene calpestata. Abbiamo visto alla televisione quell'uomo della Romania che ha iniettato l'AIDS a 60.000 bambini. 60.000 bambini infettati. Capo dello Stato, adesso è morto. Noi abbiamo dato la laurea ad honorem a lui e a sua moglie quando sono venuti in Italia. Era un assassino. Ha iniettato a 60.000 bambini l'AIDS. E di questi scempi ne vediamo ogni giorno. Bambini che muoiono, bambini ammalati, uomini contro uomini, non c'è più giustizia nel mondo perché manca Cristo, questo mondo ha bisogno di Gesù, o vogliamo o non vogliamo, dobbiamo ribadire che il mondo ha bisogno di Gesù. Perché Lui è l'unico Salvatore. Egli è disceso dal cielo per noi e per la nostra salvezza. Il Padre ha dato al mondo Gesù come unico Salvatore, e sotto la volta del cielo non c'è altri in cui l'uomo possa salvarsi. Ecco chi è Cristo. E allora se noi viviamo in Cristo, con Cristo e per Cristo, dobbiamo camminare con Lui per il mondo, per annunziare agli uomini con la nostra vita, con la nostra parola, con la nostra azione, per annunziare agli uomini che soltanto in Gesù c'è per l'uomo la pace, la gioia, la libertà, la verità, che soltanto in Lui l'uomo può salvarsi e questa umanità perduta può ritrovare la via per camminare e per raggiungere il suo ultimo fine. Amen. Signore.
Signore questa mattina vuole illuminare, vuole dare grazie di guarigione interiore. Chi era per Saulo Gesù? Era uno che aveva distolto il popolo dalla via della legge. Fu folgorato sulla via di Damasco. Io sono Gesù, colui che tu perseguiti. E si buttò per terra. Saulo disse: Signore, lo riconobbe Signore. Per alcuni questa mattina c'è la caduta di cavallo e c'è la folgorazione di Cristo. Io sono colui che tu ignori. Io sono il tuo Signore. Alzati. Cammina. Ti sarà detto quello che dovrai fare. È una parola rivolta ad alcuni uomini e a due donne che sono ancora nelle tenebre, non lo sanno, ma la luce sfolgora, cadono per terra e sentono la voce: alzati, io sono il Signore, colui che tu perseguiti, va. Va ad Anania, ti darà quello che tu devi fare. Va dal sacerdote, egli ti dirà cosa devi fare. Ti sei incontrato con me e la tua salvezza. E adesso, fratelli e sorelle, preghiamo perché tutti possiamo incontrare Gesù, non soltanto come luce, ma come medico delle anime e dei corpi. Io sono il tuo medico, io sono la tua medicina, io sono il tuo salvatore. O Signore Gesù, noi ti preghiamo questa mattina di farti incontrare da tutti noi. Ti preghiamo, Signore, di guarirci da tutte le nostre infermità. Fa cadere la benda dei nostri occhi. Stura le nostre orecchie perché possiamo ascoltare la tua parola. Addolcisci il nostro cuore perché possiamo intendere quelli che tu vuoi. Ti offriamo le nostre membra, i nostri corpi malati, le nostre orecchie, i nostri occhi, la nostra bocca, il nostro busto, le nostre gambe, le nostre braccia, il nostro sangue. Ti offriamo il nostro corpo. Signore Gesù, ci offriamo a te gli uni gli altri perché tu possa passare in mezzo a noi luce che illumina, gioia per chi è mesto, guarigione per chi è malato, liberazione per chi è prigioniero, consolazione per tutti. Portare Gesù che si trova così gravemente malato e ha fatto sapere di che si affida alla preghiera di questa comunità. Noi, Signore, ti preghiamo per lui, dagli forza, coraggio e vita perché continua ad operare, continua ad insegnare, continua a spargere il seme della verità. Ascoltaci, o Signore. Ecco, adesso noi sentiremo una testimonianza, ma già il Signore è in attività in mezzo a noi. Il Signore è qui. Sta guarendo un tumore, sta sbloccando una vaia, sta
sta guarendo un uomo nel suo organo vitale. Il Signore qui sta consolando i mesti, sta dando grazie di revisione di vita a una donna. Il Signore qui per ribadire che Lui è il Signore e vuole rassicurare tutti che le porte degli inferi non prevarranno. Fratelli e sorelle, viviamo in questa fede. La Chiesa non può mai venir meno. E chi professa la vita della Chiesa, chi vive nella Chiesa, chi vive di Cristo, non potrà soccombere, perché le porte degli inferi non prevarranno. O porte degli inferi, voi non prevarrete, perché Cristo Signore lo ha proclamato. La Santa Madre Chiesa, custode della verità e dell'amore, sopravviverà a tutte le forze del male, perché nella Chiesa ci sei tu, o Cristo, verità per gli uomini, amore per gli uomini. Porte degli inferi, muovetevi pure, ma non prevarrete, perché sulla barca c'è uno che si chiama Cristo, e quando Lui vuole, le onde del mare si placeranno, il vento cesserà e il sole spunterà. Amen. O Gesù, Tu sei la nostra vita, Tu sei la nostra gioia, sei la nostra pace. Ci immergiamo in Te, o Signore Gesù, come i pesciolini si immergono nell'acqua. Guizziamo in Te, Signore Gesù, Tu sei la nostra vita. Fratelli e sorelle, viviamo dentro Gesù e avremo una vita nuova, la vita di Lui. Adesso offriremo Gesù al Padre e offriremo anche noi al Padre, perché ci sia una fusione tra la vita di Gesù e la nostra vita, e allora risplenderemo anche noi nel mondo come luce. Cammineremo con Lui spargendo il sale della sapienza, il sale della buona vita in mezzo ai nostri fratelli. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le offerte della Tua Chiesa e fa che riconosca nell'Apostolo Pietro il Maestro che ne conserva integra la fede e il Pastore che la guida all'eredità eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa è buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria. Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Pastore Eterno, Tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Tuoi Santi Apostoli. E lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che Tu stesso hai eletto vicari del Tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della Tua benevolenza, uniti insieme agli angeli e ai santi, con voce in anima cantiamo l'inno della... Di questo cibo, Tu sfamasti il Tuo popolo con il cibo degli angeli, dal cielo offristi un pane già pronto, senza fatica,
capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto. Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i tuoi figli. Esso si adattava al gusto di chi l'inghiottiva e si trasformava in ciò che ognuno desiderava. Ti ringraziamo, Signore, di questo pane che tu ci dai, di questo pane che ci guarisce dalle nostre infermità. Ti ringraziamo di questo pane che ci dà ogni dolcezza. Ti ringraziamo di questo pane che ci dà la vita. Ci ringraziamo di questo pane che ci consola nel nostro pellegrinaggio e proclamiamo che tu solo sei il Signore, padrone della vita e della morte. Signore, questo pane fa vivere, è il pane della vita, è questo pane che ci fa vivere. Signore, ci sono le erbe, ci sono le medicine, ma il vero pane, la vera medicina, sei tu. Gli uomini possono anche ucciderci, ma non possono far risalire un'anima che è morta. Tu invece puoi far calare nella tomba e puoi fare risalire dalla tomba, perché il tuo potere è infinito. Tu hai il potere sulla vita. Ti ringraziamo, Signore, di questo potere assoluto che hai su di noi e ci affidiamo a te. Signore, la tua parola ci dà la vita, ma questa parola quando si fa carne diventa vita per noi giorno per giorno, diventa medicina per noi, diventa per noi consolazione, gioia. O Signore, non ci fare mai mancare questa tua parola che ci risana, non ci fare mai mancare questo cibo che ha ogni diretto. Fa che lo troviamo ogni giorno quando noi abbiamo fame di te, fa che lo troviamo nel punto di morte, perché possiamo con questo pane, che è la vita, transitare da questo mondo all'altro mondo, portando la vita con noi. Alleluia. Ti benediciamo, Dio dell'universo. Sii tu benedetto, o Dio grande e buono. Tu alterni tempi e stagioni. Tu concedi la sapienza ai saggi, all'intelligenza il sapere. Tu sveli le cose profonde e occulte. Nulla è celato davanti ai tuoi occhi, perché presso di te è la luce. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei la nostra luce. Tu ci sveli le cose segrete. Ti ringraziamo, Signore, e ti glorifichiamo perché tu ci hai concesso di comprendere queste cose, perché ci hai manifestato quello che noi abbiamo domandato, perché ci hai illuminato, perché ci guidi giorno per giorno. Ti ringraziamo, Dio onnipotente. Ti ringraziamo, Gesù, luce da luce, Dio vero da Dio vero, tu che ci sveli le cose segrete. Ti ringraziamo, Gesù, che ci dai il tuo Santo Spirito, che ci annunzi le cose meravigliose che tu fai. Ti ringraziamo sempre, oh Signore, e siamo sempre in rendimento di grazie a te, o Dio uno e trino. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come Pietro, diciamo a Gesù: tu sei il Cristo, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il Figlio del Dio vivente. Tu sei il Cristo, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il Figlio del Dio vivente. Tu sei il Cristo, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. A te cantiamo, Signore, a te cantiamo, Signore, con gli angeli e con i santi, con gli angeli e con i santi. Tu sei il Signore, tu sei il Signore,
del cielo e della terra. Del cielo e della terra. A te la lode. A te la lode. La gloria. La gloria. Nei secoli dei secoli. Yali yani yana yera na mie Aili ni yara yone yaro Aili ni amara yone yana raya Eli ni ni mina na yore nushi Yara na yara mon yana Eli ni ni amayuri ni anelare Chiara na mai aliana ma, iri di mia non iri a no, adi chiara niane, iuri mia na gaglie niana, iuri mia non è iuri niana, ore nia mai ore, iuri a noi a noi a re. Lori mia no guida mai ore, fiori nia noi ore, fiori ara nia nai ore. Tu sei il Signore, tu sei il Signore, Dio del cielo e della terra, a te l'onore. La gloria, la potenza dei secoli, tu abbatti i cavalli e cavaliere, tu domini i flutti del mare, tu domini il nemico ed egli giace per terra. A te la gloria, l'onore, nei secoli dei secoli. Basta, tutto ferma. No, tu, Natale, Natale, levati, levati. Preghiamo. O Dio, che nella festa dell'Apostolo Pietro ci hai nutriti del corpo e del sangue di Cristo, fa che la partecipazione ai doni della salvezza sia per noi sacramento di unità e di pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Adesso Gesù passerà in mezzo a noi. Egli è il Signore, padrone della vita e della morte. Egli è il Signore. Proclamiamo la Signoria di Cristo, ma sottomettiamoci tutti alla Signoria di Cristo.